Buonasera a tutti, bentrovati, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Laiola, sia lodato Gesù Cristo. Iniziamo come al solito con la preghiera, invochiamo lo Spirito Santo anzitutto. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sortido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E recitiamo insieme anche la preghiera per chiedere a Dio il riconoscimento pubblico delle virtù di Maria Valtorta, perché la Chiesa accolga lei e la sua opera. O Dio, misericordia infinita ed eterna, che in Maria Valtorta umile tua creatura, hai manifestato le meraviglie del tuo amore, glorifica questa tua figlia, che ha accettato di unirsi alla passione del tuo figlio fino alla consumazione totale in un letto di dolore. O Signore d'inesauribile bontà, che l'esempio di vita della tua ancella, la sua testimonianza eroica, la perseveranza fino al dono totale, converta il cuore dei peccatori, accenda l'amore dei tiepidi, faccia divampare la carità in tutti. O Signore, che hai unito al Cristo uomo Dio, quale sposa crocifissa Maria Valtorta, fa che la Santa Chiesa riconosca le sue virtù e la sua missione e la porga a tutti i fedeli come modello da imitare e a cui chiedere l'intercessione presso di te per Cristo nostro Signore. Amen. Bene, torniamo quindi agli esercizi spirituali. Siamo um, al numero 78 per chi ci segue sul libro blu, che è questo, um, siamo a pagina 406, eh, stiamo vedendo e commentando insieme le, annot le addizioni da osservare eh, per fare meglio gli esercizi molto utili per trovare quello che si desidera. Dicevamo appunto questo approccio sempre costante di Sant'Ignazio, molto pratico, molto mh, eh, sul che cosa, che cosa ci serve. Allora, appunto Sant'Ignazio dà delle addizioni, quindi delle annotazioni addizionali. Eh, ne abbiamo già viste alcune, siamo ora alla sesta. Andiamo un attimo velocemente, ma perché anche Sant'Ignazio già si dilunga abbastanza, quindi poi andremo a commentare diciamo dove serve. Numero 78, la sesta. Eviterò i pensieri che portano gioia come quello della gloriosa risurrezione di Cristo perché uno qualunque di questi pensieri impedisce il pianto e il dolore dei miei peccati, che ora io devo cercare pensando piuttosto alla morte e al giudizio. Ecco, si diceva appunto questa uh, praticità di Sant'Ignazio, dice, devi fare, devi cercare quello che ti aiuta, quello che è per il fine che cerchi. E questo è generale sempre in ogni istante della nostra vita, ma possiamo... Uh, cominciare ad applicarlo anche alle piccole cose, ai piccoli strumenti potremmo dire. In questo modo uh, Sant'Ignazio non lo esplicita, ma c'è dietro questo insegnamento: in questo modo, uh, appunto, ci alleniamo, già facciamo esercizio sulle piccole cose per essere poi capaci di trasportare questo stesso atteggiamento proprio di vita, questo stesso stile di vita in, in tutti i momenti e anche nelle grandissime scelte, uh, situazioni. In ogni momento che viviamo, perché appunto dicevamo: se il fine della nostra vita, principio e fondamento, se il fine della nostra vita è dare gloria a Dio, cercare la Sua volontà, vivere per Lui per eh, conquistarlo, ma è una parola molto mh, fraintendibile. Comunque per eh, vivere nell'amore, diciamo così, qui in questa vita terrena che ci è data, per poter poi. Uh, essere uniti per sempre nell'eternità beata del paradiso con lui, se ci alleniamo fin da subito a vedere il fine della nostra vita Dio e quindi tutte le azioni rivolte a lui, anche se, um, se ci alleniamo sulle piccole cose come può essere l'orazione, quindi la preghiera, uh, gli esercizi, la contemplazione, eccetera, che cosa ti serve nella contemplazione? Che cosa ti serve? nella vita spirituale, che cosa ti serve per pregare meglio? Ci sono degli strumenti, ci sono quasi degli accorgimenti, è bellissimo perché davvero a delle volte sembrano quasi dei trucchi. Cioè al giorno d'oggi farebbero i video 5 trucchi di Sant'Ignazio per pregare meglio, è eh, più o meno, <ride> e sono indicazioni molto pratiche, con ovviamente tutta poi la prudenza che serve nelle indicazioni pratiche di saperle adattare, ma eh, abbiamo visto che Sant'Ignazio era... Uh, chiarissimo, lo vedremo, lo ripetiamo oggi um, adattarle alla propria situazione, alla propria vita. Non tanto la regola o l'indicazione pratica in sé, fai sempre così che funziona, perché questo rischia di essere un metodo, una cosa meccanica. Poi dice: Ma allora se non ha funzionato, non ho pregato bene perché non mi sono inginocchiato abbastanza. Non è quello, è la tua anima. Era inginocchiata, eh, allora eri inginocchiato, deve essere. Qualcos'altro il motivo, e non è detto che ci sia un motivo per cui le cose non sono andate come pensavi. E infatti, vedevamo la volta scorsa che Sant'Ignazio um, suggerisce di fare l'esame dell'orazione proprio per, esa per esaminare sempre per se stessi e rimanere allenati anche sull'esaminare se stessi, ma appunto per imparare semplicemente dalle proprie esperienze e così andare avanti sempre meglio. Allora, qui appunto dice: devi pensare a una cosa triste? Eh? Devi aiutarti a essere triste. È inutile che, uh, eh, ma Cristo è risorto quindi la gloria. Se la gloria non c'entra in quel momento lì, stai lì. Uh, quindi, aiutarsi perché tutti i nostri pensieri siano focalizzati. Anche qui, dove sta la flessibilità? Che se. Uh, lo Spirito Santo ci suggerisce, diciamo, una cosa leggermente, una sfumatura, però, leggermente diversa da quella che è proposta. Se è lo Spirito Santo, e qui serve molto discernimento, ha ragione lui, potremmo dire. Però, ripeto: serve il discernimento. Di che cosa? Che non sia una tentazione di distrazione: no, ma io avevo in mente. La vastità le, del numero degli angeli che lodano Dio, la beatitudine, è una cosa bellissima. Ho capito, ma hai meditato sui tuoi peccati? Hai pensato, adesso a, al di là del, dell'una materia o oggetto di meditazione e contemplazione, hai visto Gesù eh, crocifisso in quel momento che serviva? E no, e perché? Eh, ma perché è stato bellissimo? Non è detto che fosse bellissimo, perché magari era una distrazione. Magari era lo Spirito Santo, ma ripeto, serve molto... Discernimento su questo è un po' difficile. Allora, generalmente, per uno che sta facendo gli esercizi è meglio che segua le indicazioni di Sant'Ignazio e delle guide, ma il, il percorso, comunque che non vada quella diciamo di testa sua. Ma quindi in generale è aiutati, perché se per contemplare Gesù felice sarà bene essere felici per contemplare. In questo caso dice, la, um, pensando a morte, giudizio, dolore dei peccati, eh, non è che tu pu puoi pensare tanto agli angioletti, alle farfalline o chissà cosa, stai lì. E infatti l'indicazione ancora più pratica è, per questo stesso motivo, mi preverò della luce, che chiudendo porte e finestre nel tempo che starò in camera, tranne quando dov dovrò leggere o mangiare. Va bene, qui poi l'organizzazione del tempo e degli spazi probabilmente, anzi sicuramente, era diversa per Sant'Ignazio e chi eh, con lui viveva gli esercizi spirituali e quindi questo momento molto intenso di preghiera. Ma che cosa rimane? Quindi non è detto che oggi si possa applicare. Che cosa rimane di sostanziale che con flessibilità si può applicare anche al giorno d'oggi? Le, le solite due indicazioni, che l'uomo è fatto di anima e di corpo e che quindi tutto l'uomo partecipa nella preghiera, anche con eh, diciamo, le um, circostanze esterne. Quindi aiutati anche attraverso le circostanze esterne ad essere immerso, perché quello che serve, il fine è cercare Dio. Cercare Dio, cercare le, le grazie che Dio vuole darci, l'unione a Lui, la conoscenza, l'amore e l'unione a Lui che c'è in quel momento di preghiera. Quindi ehm, questa, questa indicazione che sembra così anche strampalata o bizzarra nel senso di antica, no? diciamo, oh, no, ti devi chiudere, mettere al buio, Ma lo vediamo tutti, scusate, quando c'è il sole, quando c'è una bella giornata di sole, così senza andarsene a cercare cosa, eh, ma c'è una bella giornata di sole o oh, ti viene da essere più gioioso, più tranquillo, più disteso? Se c'è la pioggia, c'è freddo, c'è umido, eh, guarda qui, eh, uno per forza è un po' più di cattivo umore. Poi c'è chi è più soggetto, anche chi è più sensibile a certi cambiamenti esteriori, chi un po' meno, e eh, va bene, dipende. Però lo vediamo, ciascuno di noi può sperimentare questa cosa. Allora, è ovvio che non puoi chiedere sole o pioggia <ride> per essere, per vivere ehm, un, un momento di, di tristezza o di felicità, chiamiamola così, anche se non è precisissimo, comunque nella vita di preghiera. Quindi nessuno può comandare al sole e alla pioggia per questo. Però già solo con gli ambienti, gli spazi più luminosi o un po' più, diciamo, sobri eh, potrebbe. Potrebbe essere di aiuto anche questo, poi ripeto: non è che allora se lo fai funziona, se non lo fai non funziona, però sono piccoli accorgimenti perché tutto l'ambiente, tutto, tutto l'uomo, tutta la totalità dell'uomo sia coinvolto nella preghiera. Perché vedete, se non ci facciamo coinvolgere, se veramente non ci mettiamo tutti noi stessi, eh, sarà sempre superficiale e allora non, non può essere una vera um, esperienza del Signore. A noi serve fare esperienza del Signore perché non siamo solo razionalità. Certo, la fede um, attiene molto all'ambito della razionalità perché è quello che non percepiamo, perché se assistessimo uh, tutti i giorni a mille miracoli, diresti ma è talmente evidente la grandezza di Dio, la potenza, la sua presenza stessa, che non serve la fede, lo vedi coi tuoi occhi, quindi eh, è, è già sperimentato. Ma noi viviamo nella fede, viviamo nel, nel credere in qualcosa che non possiamo sempre vedere, ma che dobbiamo, eh, sapendo che, che è vero con, con la nostra ragione… Dobbiamo andare avanti così. Ma possiamo, anzi dobbiamo chiedere al Signore che ci faccia fare esperienza di Lui. Magari non accadrà mai nella nostra vita tramite una, una sua diciamo, manifestazione straordinaria, tipo miracolo, tipo appunto, manifestazione um, evidente della sua potenza, di qualcosa che sconvolge le vie ordinarie della, della scienza, diciamo, umana. Ma va bene? Cioè, credete che un'esperienza veramente spirituale di preghiera sia una cosa umana? Certo che no, c'è la grazia. E vi assicuro che chi ha sperimentato un, un momento di preghiera di questo tipo, chi ha sentito Dio eh, e la presenza del Signore nella preghiera, sa che non veniva da Lui, che non c'è niente di umano, che hai tutta grazia. Te ne accorgi quando su succede, se succede, quando succede te ne accorgi. Ma dobbiamo chiederlo di sperimentare il Signore perché è così che lo conosciamo, è così che possiamo stare uniti a Lui, è anche con quel ricordo, col, col, col ricordo di quel gusto che possiamo eh, andare avanti verso la meta del, del gusto pieno. Che è il paradiso. Ottava regola: mi asterrò soprattutto dal ridere e dal dire cose che muovano il riso. Chiaramente, appunto, quando, quando una persona è inopportuna, è un po' imbarazzante anche dal punto di vista umano, ce ne accorgiamo. È chiaro che se a una festa uno sta tutto lì, mo' oggi, imbronciato in un angolo, è arrabbiato con tutti, è tratta male le persone, così sei fuori luogo. È una festa, è un momento gioioso eh, perché de de sei stonato. Così come se a un momento di tristezza, come può essere un, un lutto, un funerale, una, un momento eh, appunto do dove c'è una persona in grande difficoltà. Io penso a un ospedale, una situazione così, uno è lì che racconta le barzellette e dice, ma scusa, ma ti sembra il momento di raccontare le barzellette in una situazione del genere? È fuori luogo. Allora, Sant'Ignazio tutto sommato ci sta dicendo che anche nella preghiera non dobbiamo essere fuori luogo, dobbiamo essere al nostro posto, dobbiamo essere nella situazione. In particolar modo sul, sul riso, sul ridere e sul riso. Um, anche um, penso alle regole di San Benedetto um, è molto um, in realtà severo diciamo San Benedetto ma non per un'austerità um, troppo, troppo rigida che chiedeva ai suoi monaci eh. per quella sobrietà santa sobrietà perché appunto c'è un tempo per ridere e un tempo per piangere c'è un tempo per essere um, Giusti nella situazione è un tempo dove alcune cose sono uh, completamente inadatte. Ecco allora che appunto sembra una cosa tanto di buonsenso che è così ovvia, ma diciamo queste cose qui. E i Sant'Ignatevo ha bisogno addirittura di scriverle proprio come, come note, che uh, sono cose che si dicono ai bambini. È vero, però si ripetono, si ridicono, perché comunque sono appunto quel famoso buonsenso, quelle regole che. Tutti sappiamo, che però fa bene a tutti ripetere, e magari uno le ha, le ha sempre dentro perché le ha ricevute, nella sua educazione e tutto quanto, ma scritte o viste scritte così nero su bianco, uno se le memorizza anche le fissa meglio. Soprattutto dal ridere, il ridere fuori luogo appunto, è particolarmente um, imbarazzante in un certo senso. Non una regola al eh, numero 81, non alzerò gli occhi su nessuno tranne che per salutare o prendere commiato. E anche questa da una parte sembra una cosa così scontata che però ha dei risvolti veramente molto più um, approfonditi. Perché? Molto più profondi perché? E, e perché in realtà qui si tratta, nella preghiera in generale, si tratta di essere a tu per tu con il Signore, non per niente negli esercizi spirituali e nei momenti, diciamo più intimi di preghiera con il Signore, siamo soli, nel senso che è bene proprio anche essere fisicamente lontano da occhi indiscreti. Ma perché De devi fare delle cose strane, no? E allora sono indiscreti gli occhi? In un certo senso, cioè, spieghiamoci meglio, quello che Santa Teresa dice essere la stanza, l'alcova nuziale quasi, cioè la, la stanza centrale del castello dove c'è Dio stesso e quindi dove succedono quelle cose più intime dell'anima con Dio è molto riservata è un posto è un luogo molto molto riservato per questo gli occhi possono essere indiscreti primo, primo modo per cui ehm, c'è quasi diritto a una certa riservatezza anche esterna non, non guardo non mi interessa non guardo con curiosità che cosa succede nella tua anima e nel tuo colloquio con il Signore ciascuno guardi il suo, ma d'altra parte, quindi, questo dal punto di vista di chi non è diciamo guardato dagli altri, quindi è, è anche un gesto di carità e di rispetto nei confronti degli altri. Ma nei confronti di noi stessi, che uh, teniamo sotto controllo anche i nostri sguardi, il nostro occhio, i nostri occhi, um, c'è eh, sotto una tentazione molto più forte, che è ovviamente guardare cosa fanno gli altri, in modo sbagliato, cioè in modo un po' curioso, in modo che sotto c'è sempre sempre quel eh, confronto, quel allora ha fatto così, lui ha fatto colà, hai visto che si è alzato in piedi? Eh, io sono stato più seduto. No, anzi, io sono stato più in ginocchio. Eh, sono più bravo. C'è la tentazione di questo genere di confronti, di guardare gli altri per misurarsi, per misurarli soprattutto e di solito per misurarsi e trovarsi migliori, chiusa parentesi, c'è cioè, sempre. E allora quando si è sempre, quando si è anche in, in preghiera insieme, diciamo, ciascuno guardi se stesso, perché appunto la stanza dell'unione dell intima dell'anima con Dio è riservata e che cosa succede al di là dei gesti esteriori, che cosa succede nell'anima di una persona, sono fatti suoi e fatti tuoi quello che accade a te. Quindi qui in questo senso proprio um, una custodia, si dice, degli occhi. La custodia degli occhi tra l'altro è anche qui un buon um, allenamento per sempre una vigilanza su se stessi. Nel senso che eh, i nostri occhi scappano, ci viene, soprattutto quelle persone che hanno una sensibilità ehm, ai dettagli, che eh, notano tutte le, le più piccole minuzie, eh, gli viene, gli viene da, da guardare il dettaglio, da notare la cosa. Hai visto che però hai fatto così? Oppure eh, la sua fetta era più grande della mia? Eh, la ma qualsiasi cosa veramente, allora ci sono delle persone portate particolarmente anche appunto per notare i dettagli, è una qualità naturale che in alcune situazioni può essere molto positiva, anche lì è un talento che può essere fatto fruttare per il bene. In queste situazioni, cioè soprattutto quando la tentazione di malizia e di voler poi ehm, trarre delle conclusioni c'è, bisogna stare molto attenti che questo non porti a super interpretare per esempio perché eh, appunto e visto che si è alzato in piedi invece che stare più in ginocchio eh, certamente non stava pregando bene ma cosa ne sai magari c'ha un, un male alle ginocchia no io so che non ha mai avuto nessun problema alle ginocchia quindi se si è alzato vuol dire proprio che allora può essere quel motivo lì possono essere mille altri um, può esserci sempre un motivo diverso, una motivazione diversa e se è perfettamente in, in salute ma si è alzato in piedi per umiliarsi e perché per um, mostrarsi meno pio e devoto e quindi far credere, non far credere sembra brutto ma insomma um, umiliarsi in questo modo davanti agli altri allora ripeto, sono situazioni complicatissime. Uh, che variano tantissimo di caso in caso, a cui bisogna stare molto attenti. La morale, diciamo, di tutta la favola è che ciascuno guarda a se stesso, perché a guardare agli altri si distrae, perde tempo, nessuno te l'ha chiesto, non c'è bisogno, quindi stai, diciamo, anche sprecando energie in una cosa inutile, superflua e il, la maggior parte delle volte, tendenzialmente dannosa. Quindi, attenzione, ciascuno. Guarda a sé che ne ha più, ha più che sufficienza. Quindi questa era la nona. La decima regola, che sono dal numero 82 all'86, proviamo, magari li riprendiamo la, la prossima volta, ma proviamo a farli tutti perché a grandi linee poi ehm, è la, lo stesso, lo stesso mh, argomento: ed è l'argomento della penitenza. È un argomento molto delicato, perché anche qui, um, come si diceva, um, bisogna stare molto attenti che non intervengano altri, altri fattori. Cioè Sant'Ignazio dice che è molto bene fare un po' di penitenza. Vediamo che, tra l'altro, vediamo, adesso lo leggiamo, Sant'Ignazio è anche abbastanza... Um, rigoroso, non, non vorrei usare la parola duro perché non la trovo adatta, però è, è preciso, è rigoroso anche nella, nella esposizione dell'argomento sulla penitenza. Um, però ecco, è certamente un argomento molto molto delicato in cui ciascuno um, pensa per sé, ovviamente, deve essere molto attento a vegliare su di sé e tendenzialmente deve farsi aiutare da un'altra persona. Che cosa? Beh, come? Hai appena detto che uno, che ciascuno conta per sé e poi dici che invece devo parlarne con un altro. Cos'è sta storia? Allora, il punto è questo. Che a far da soli, in, completamente da soli, in questo campo, si rischia. Si rischia di esagerare, di solito diciamo di esagerare non di fare meno, ma poi eh, tutto è possibile, comunque tendenzialmente di esagerare o di fare male, perché sotto sotto c'è un um, autocompiacimento anziché una vera penitenza. E ripeto, uh, adesso qui non voglio neanche entrare troppo nel dettaglio, leggiamo i punti di Sant'Ignazio che sono molto precisi, um, però. Farsi consigliare da un amico spirituale, una guida spirituale, un direttore spirituale, comunque un confessore abituale, um, preserva da una tentazione appunto molto grossa che è quella di sentirsi bravi a fare penitenza. Se la penitenza è fatta per obbedienza, vale molto di più anche se diciamo la materia è più piccola. Spiego. Il primo punto è sul mangiare. Allora io decido che uh, due giorni alla settimana faccio pane e acqua. Bravissimo, benissimo. Eh, tutto bene le, le altre condizioni che vedremo? Ok, tutto a posto. Eh, ho in, in cuore questo desiderio anche e questa eh, volontà. Benissimo. Mi confronto con la persona spirituale con cui parlo e mi dice due volte alla settimana, è troppo, fai una volta sola alla settimana. Allora, Sant'Ignazio adesso lo dice, dice più fai meglio è, ma quindi una volta alla settimana è meno che due volte alla settimana, vale meno, guadagna meno in punti penitenza, scusate la butto sul, sul, sul banale, ma per capirci. Um, no, perché se è fatto in obbedienza vale comunque di più, perché magari quei, quelle due volte alla settimana erano, appunto, rischiavano di farmi sentire bravo. Perché, eh, perché la mia amica fa solo una volta alla settimana e io due, eh, sono forte. Eh, adesso, scusate, eh, ma eh, non voglio banalizzare. Ma dietro ci sono questi pensieri: bisogna stare molto attenti a questo genere di cose. Perché un briciolo di questo pensiero qui distrugge tutto: distrugge tutto. Il, il merito, la bontà dell'azione è quasi completamente annientata da, da un pensiero come questo. E, e volete, scusatemi, che il diavolo non ci provi, vi tenterà su queste cose qui. Perché? Perché ti vede fare una cosa buona, cerca di corromperla e di, 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 di distruggere tutto quello che c'è di buono. Quindi è, eh, sempre per, per usare un'espressione un sbagliata, ma insomma, è il suo mestiere. Ci prova, per forza ci prova quindi vi tenterà su questo genere di cose invece fatto con secondo obbedienza vale di più perché è secondo obbedienza quindi non ho fatto né più né meno di quanto mi è stato chiesto magari la volta dopo beh ho il cuore di fare un po di penitenza padre per esempio don xy eh, cosa ne pensa hm. Sì, va bene, faccio come l'altra volta, una volta alla settimana? No, fai due. Ma no, come? Io cioè, avevo in mente di fare penitenza, però una, non, cioè, non so, eh, anche lì, obbedienza, la fai due volte alla settimana. Ehm, ripeto, poi con tutte le precauzioni nel senso di aggiustamenti e flessibilità alla persona, è solo per intenderci. Comunque, dice, aggiungerò qualche penitenza che si divide in interna ed esterna. Vedete, dicevo la precisione di Sant'Ignazio. Interna è dolersi dei propri peccati con il fermo proposito di non ricadere più né in quelli né in altri. E la penitenza interna è sempre um, possibile, sempre doverosa, anche qui secondo tempi e secondo modi e secondo consiglio con guida spirituale. Perché anche affliggersi oltre misura è una tentazione e non una penitenza. E dice: beh, ma allora non ci si prende mai? Eh, quando si dice che è materia delicata, è materia di discernimento su un molto, molto sottile. Stiamo dicendo questo. Quella esterna è quella che noi normalmente chiamiamo penitenza, è il frutto dell'interna. Consiste in un certo castigo dei peccati commessi e si può praticare principalmente in tre maniere. Vedete lo schema proprio interna, esterna e sono in ordine perché la seconda viene dalla prima. Questo punto è importante ed è fondamentale e poi i tre punti. Perché è importante e fondamentale che la penitenza esterna viene da quella interna? Perché se tu fai atti esterni di penitenza senza la penitenza interna, senza quella contrizione, diciamo, quella volontà vera di penitenza tu non stai rinunciando a mangiare i dolci per penitenza, stai facendo una dieta. Non è la stessa cosa. Allora, esternamente, diciamo così, eh, fattualmente, la cosa potrà sembrare uguale, ma se non c'è la volontà della penitenza e l'offerta di quella rinuncia per eh, inespiazione dei peccati, eccetera, eccetera, quindi come atto voluto di penitenza, quella non è una penitenza. Perché non, non viene dal cuore, non è un atto che sgorga dal, dal cuore e da una eh, diciamo attitudine spirituale, ma è semplicemente un eh, faccio così, faccio colà, faccio un esercizio fisico eh, o eh, appunto di, di altro tipo, è una diciamo ascesi mh, tutta umana, perde del suo valore spirituale. E allora si può fare in tre maniere: il mangiare, il sonno e il letto e il corpo. Eh, cioè, sono quelle che più espressamente diciamo, chiamiamo penitenze, nel senso di auto-penitenze, eh, cose eh, su cui andremo velocissimi perché, a maggior ragione, eh, al giorno d'oggi. Non è solo che sono passate di moda, scusate, non è affatto una questione di moda, una questione di nel 1600, nel 2020, non è questo, ma è che serve un discernimento. Se il crinale diciamo normale della penitenza è sottile, qui è sottilissimo il filo di un rasoio proprio. È affilatissimo questo crinale per cui è difficilissimo non cadere da una parte o dall'altra e non sbagliarsi in un verso o nell'altro. Quindi il consiglio è, eh, diciamo, eh, andiamo velocissimi su questa parte, non perché eh, dribliamo il, il concetto più difficile, ma proprio perché lì serve eh, un discernimento spirituale specifico. Se poi qualcuno ha domande particolari, eh, per carità, vediamo di rispondere a tutti. Ma Serve proprio una caratterizzazione personale fortissima e di un discernimento spietato con, con se stessi, eh, aiutati dal direttore spirituale. Um, volevo anche, perché poi è il, il tutto è molto, è molto pratico, diciamo, nello svolgimento e nelle indicazioni di Sant'Ignazio. Uh, leggervi qualche passo, qualche brano di lettera che Sant'Ignazio ha scritto proprio riguardo alla penitenza perché appunto sempre tornando a quello che accennavamo sul fatto di dire di modo: non è di moda, non è una questione di, di tempo, che in quel tempo si faceva penitenza, oggi no, o in modi e maniere diverse, non è solo quello. Ma vediamo che se abbiamo capito che la penitenza esterna viene da quella interna. Quindi, se, se è guidata da una volontà spirituale, è assolutamente al di là del tempo e dello spazio, degli usi e dei costumi. Però ci sono proprio per questo dei fondamenti che la rendono praticabile e santa, ehm, che Sant'Ignazio esplicita in questi passi che voglio leggere. Proprio perché toccano il corpo, e dobbiamo sempre ricordarci che l'uomo è fatto di anima e di corpo. E che è sbagliata quella visione del, del mondo della vita dell'uomo che vede l'anima come bella, positiva, da curare e il corpo brutto, cattivo, da, da flagellare e tutto quanto. Non è questo lo spirito della penitenza, assolutamente. E infatti, Sant'Ignazio, per esempio, scrive. Il Signore non vi chiede di compiere azioni che vi affaticherebbero o vi nuocerebbero. No, Egli vuole che viviate gioiosa in Lui, era una signora qui che rivede, dando al corpo ciò di cui ha bisogno. Tutto quello che fate sia in Lui, cioè in Gesù. Riferite a questo fine tutte le necessità corporali, facendo sempre passare innanzi a tutti i comandamenti del Signore. Cioè il fine è. È Gesù, è l'unione con Lui. Anche le penitenze o il regolarsi sulla vita corporale passa in questo senso qui. Il Signore non vuole eh, affaticarci o nuocerci così per, per sadismo o che, queste, ma è anche per sogno. Vuole il nostro bene, il nostro bene pieno vuole che viviamo in lui. Allora, anche qui la penitenza e la penitenza corporale, il privarsi, adesso vediamo, può e deve essere fatto solo nella misura in cui ci aiuta a vivere di più in lui, altrimenti è tutto sbagliato, per questo è discernimento, è um, guidato dal discernimento, perché il fine è sempre Gesù, che vuole che viviamo gioiosi in lui. Um, A un confratello scriveva: accrescete le vostre forze, non le diminuite, non si tratta appunto di autopunirsi o qualcosa del genere. Il corpo troppo indebolito indebolisce l'anima. Bisogna voler bene al corpo quando ubbidisce all'anima e l'aiuta. Vedete anche qui come il fine è sempre essere capaci. E nel pieno delle proprie capacità per dare gloria a Dio. Il corpo è lo strumento principale che abbiamo, è parte del nostro stesso essere, per questo fine. In questo senso deve essere usato o non usato. Quindi anche la penitenza si inserisce in questo contesto qui. E a un uh, padre. Missionario, se non sbaglio, dice: incoraggiava a curare con ogni attenzione il corpo perché esso non appartiene a Signoria Vostra. Quindi, eh, non, signoria Vostra, cosa vuol dire questo? Beh, insomma, comunque non il, il concetto: eh, il corpo non appartiene a voi, ma a Gesù Cristo. In questo senso, in questo modo, bisogna trattarlo. Anzi, aggiunge. Si studi di diventare più forte e non trascuri il suo corpo come se fosse una cosa sua propria, cioè, se fosse una cosa tua, completamente tua, potresti più o meno usarla, bene o male, eh, bistrattarlo che dici: Vabbè, è una cosa mia, decido io. Qui sul corpo mio decido io. Potremmo aprire una parentesi enorme, ci riecheggia, voci sessantottine sbagliatissime che rivendicano certe cose. Ma eh, vedete, che se uno ha. Ehm, la, la giusta prospettiva, la verità sull'uomo che dice che il, tutto il nostro essere, corpo compreso, è di Gesù ed è strumento di dar gloria a Dio in questa vita per poter essere uniti a Lui e, eternamente in paradiso, e allora vedete che questo genere di rivendicazioni o di sciocchezze non, non stanno più in piedi. Si tratta di um, utilizzare nel miglior senso possibile, di vivere armoniosamente, di trattare bene il proprio corpo, perché, lo dice in un altro punto, era questo il padre missionario che ricordavo prima, l'esagerazione provoca due inconvenienti, non è possibile senza un miracolo lavorare a lungo, perché o le si interromperà il cammino con la morte o si ridurrà talmente infermo da non poter più andare avanti nei ministeri, quindi se esageri, a meno di, di, di uh, miracoli palesi, diciamo, intervento divino diretto, stramazzi sotto le penitenze troppo dure. E ciò stramazzare sotto le penitenze troppo dure significherebbe impedire grandemente il servizio di Dio e l'aiuto delle sue anime, lavoro in cui con la salute potrebbe impegnarsi per molti anni. Quindi sta. Se ti rendi infermo per le troppe penitenze, stai togliendo a Dio un santo lavoro che potresti fare per Lui. Allora non gli stai dando gloria al massimo delle tue possibilità. Secondo inconveniente, quando si è duri con se stessi, facilmente si diventa duri anche con gli altri. Quando si è troppo duri con se stessi, si rischia poi di pretendere dagli altri ciò che si pretende per sé, e questo è sbagliato. Sant'Ignazio lo dice soprattutto ehm, per una persona che si diceva un tempo in cura d'anime, cioè che ha eh, responsabilità di parlare e consigliare di cose spirituali e altre anime. Ma in generale eh, può valere per tutti, sempre per quella tendenza che tutti abbiamo che non dobbiamo dimenticare comunque a guardare anche gli altri. Cioè, ma io digiuno due volte la settimana perché non lo fai anche tu? Allora vali poco. Cioè sempre può sempre esserci questa tentazione in noi. Allora brevemente i punti, magari poi li riprendiamo perché ci sono altri spunti interessanti, ma il nostro tempo è limitato. Le tre maniere sono sul mangiare, eliminando qualche cosa, non solo del superfluo, perché questa è temperanza e non penitenza, il rigore di cui vi parlavo, che accenna Santa Ignazia ma anche di quello che si potrebbe convenientemente mangiare. Non il di più, che quello è, è temperanza, è, è la giusta misura, ma anche un po' meno della giusta misura, però un po' meno per i motivi che dicevamo. Quanto più ne lasciamo, tanto è migliore la penitenza. Due volte alla settimana è meglio che una volta alla settimana, ma sempre, e dici purché non ne venga danno alla persona e non ne segua o grave debolezza o indisposizione. Se poi sei fiacco tutto il giorno e non riesci a fare i doveri del tuo stato, che può essere quello diciamo ministeriale di chi ha apostolato in una vita magari consacrata, ma anche semplicemente di andare a lavorare, di curare le tue cose, di fare quello che devi fare nella tua vita, ma anche i lavori di casa, la, la spesa e quello che serve, eh, no sono troppo debole perché oggi ho digiunato eh, eh, scusa cosa ho digiunato a fare se poi manchi alle tue responsabilità e ai tuoi doveri hai sbagliato evidentemente quella non è la misura per te la seconda riguarda il sonno e il letto eliminando non solo le cose che solleticano la nostra sensualità che anche questo è temperanza e non penitenza ma anche le altre cose pur opportune purché anche qui vedete e più fai meglio è purché purché si rimanga nel ehm, desiderio certo di, di servire Dio e di unirsi a Dio in questo ma nella giusta misura di essere davvero nella volontà di Dio e di essere davvero nella, si potrebbe dire la versione migliore di se stessi con cui dare gloria a Dio purché non ci sia pericolo per la propria costituzione e per la salute per questo non si deve sottrarre nulla al sonno, se non quel tanto, cioè quel poco, che serve per arrivare a una giusta misura qualora si avesse l'abitudine di dormire troppo. Qui sembra quasi che Sant'Ignazio ritratti sulla penitenza, sul sonno. Arriva alla giusta misura per te, senza cedere di un millimetro. Guardate che qua Sant'Ignazio non è un laccione, eh? non sta dicendo «Ah, ma allora non dice di fare penitenza, ah, ma allora, eh, allora si può dormire quanto ti serve». E credi di sapere quant'è e credi di sapere di dormire di, di, di farlo normalmente quanto ti serve una giusta misura qualora se avesse l'abitudine di dormire troppo trova il tuo giusto e né più né meno perché tutto il tempo sottratto uh, alla, alla vita diciamo appunto è tempo di servizio di Dio in meno ma il tempo sottratto al sonno che invece ti renderebbe possibile tutte le altre opere è altrettanto tempo perso e rubato e non usato per il bene che invece Dio ti ha dato la possibilità di fare e quindi hai la responsabilità di fare. Infine il corpo stesso, dicevamo, quando gli si infligge un dolore sensibile portando cilici, corde o catene di ferro oppure quando ci si flagella e ci si procura delle ferite si praticano altri generi di austerità. Anche qui genere di austerità che appunto Sant'Ignati diceva sempre non devono mai arrivare al sangue, non devono mai arrivare alla visibilità esteriore perché anche qui altrimenti la tentazione della superbia è enorme, enorme anche ai livelli che potremmo dire più alti di vita spirituale e infatti dice al numero 86 ciò che tuttavia sembra più sicuro in queste cose è che il dolore si è sensibile nella carne soltanto e non penetri fino alle ossa con il rischio di malattia, appunto. Per cui useremo soprattutto delle fruste fatte di cordicelle sottili che toccano le parti esterne e non quelle tanto interne da causare un cattivo stato di salute. E ripeto su questo terzo punto: eh, cautela assoluta, eh, sospensione assoluta, perché serve indiscutibilmente. Um, oserei dire la, la, il permesso di un vero direttore spirituale che aiuta a fare discernimento su certe cose perché altrimenti si sbaglia di sicuro um, vado di fretta perché il nostro tempo è finito, vi ricordo le date degli esercizi spirituali 1-6 agosto eh, Valtortiani 22-27 agosto Ignaziani trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.fondazionemariavaltorta.it per qualsiasi domanda sulla serata di oggi, di stasera appunto, ma anche sugli esercizi, iscriveteci a esercizi -maria Se avevate dato l'adesione agli esercizi spirituali solo a Francesco, vi chiediamo per favore riscriveteci, riditeci il vostro nome e a che turno di esercizi partecipate, perché è possibile che abbiano perso i dati, quindi eh, scusate ma... Aiutateci anche voi, abbiate pazienza a questo gesto di carità e di aiuto nei confronti della Fondazione. Sempre ricordateci nelle preghiere, grazie, ricordate Francesco e ricordate la Fondazione, la nostra piccola opera a servizio di Maria Valtorta e attraverso di lei ovviamente al servizio di Gesù. Grazie a tutti, buonanotte, sia lodato Gesù Cristo.